Eccoci qui su Alien Breed Impact. Questa è la scena che appunto avevamo già visto l'altro giro. Siamo scesi, diciamo, con l'ascensore e siamo in questa zona. Temo Claudio sia troppo forte. Cos'è questo? Wow, non l'avevo mai visto questo menu. Aspettiamo un attimo allora. Opzioni. Ah, mi scuso se si sentirà un sacco il rumore del controller, ma è problema del microfono. Il microfono è troppo sensibile, quindi... Ah, tra l'altro spero che abbiate notato, diciamo, il cambiamento di audio, perché il microfono adesso è molto, molto, molto più potente. E... ma io sento abbastanza alto comunque anche così. Non era così che... ah, era così. Ok. E quindi sente praticamente tutto quello che gli succede intorno. Cioè qualsiasi cosa. E quindi anche il controller, nel senso il controller lo sente fortissimo. Ho provato a diminuire la sensibilità, ma se diminuisco ancora un po' la sensibilità, poi dopo si rischia che non sente niente. Cioè neanche più la mia voce. A parte che dovrei diminuirgli tipo tantissimo la sensibilità, però è comunque... una questione di cui tenere conto. Per fortuna abbiamo trovato un po' di proiettili. Con un quadrato si ricorreva, sì. Pupazza. Cos'è tutta sta roba? C'è una porta esplosa qua. Dei soldi. Perfetto, facciamoci prima un giro per essere sicuri di avere un po' di roba. Non andare. Niente, di medikit è il problema. Non abbiamo tanti medikit. Qua si può entrare? Sì. C'è qualcuno? Speriamo di no. Con questi si girava, no, con quelli si sparava. Ok, con questi si gira. È un po' che non lo apro, ho avuto problemi in questo periodo per... per, diciamo, questioni scolastiche e di lavoro, e quindi... è un po'... è un po' problematico il periodo, ecco. Adesso mi autorizza lui, entriamo e spacchiamo la faccia a tutti quelli che ci vengono incontro. Yeah! Però ce n'è... ecco, eccala, eccala. Ah, non mi fa uscire, mi ha bloccato dentro sto furbetto. Ah, ehi, 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 ehi. Non ci siamo capiti. No, no, no. Non vedo niente però così. Come si ricaricava? Così? No, così. Ok, perfetto. Ho ancora qualcuno? Sì, per forza. Eccala, 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 eccala. Prendi questo bel piombo, questo sano piombo che ti farà rivivere. Rinascere a vita nuova. Ah, ecco, ok, non ci sono più nemici qua, perché se è arrivato lui vuol dire che non ci sono problemi per ora. Vediamo di qua che cosa c'è. Ah, lui va dritto. Quindi... qua, di questo non sappiamo niente. Allora, registrazione, sì, mi ha accesso, cioè mi ha liberato l'accesso per là, ma devo andare a ripulirgli la zona. Posso passare di qua? Ah, qua c'è un... no, no, credo fosse un terminale Intex per poter salvare, ma invece no. E vabbè, noi continuiamo e qua ci sarà di sicuro qualcuno, quindi prendiamo la mira e eccolo. No. No, perché ho sbagliato comando proprio adesso. Non riesco più a girarmi. Ok. Sti cosini qua piccoli. Il fatto è che
ti fanno sprecare un sacco di munizioni. Ho visto qualcosa saltare là, boh. Allora. Di 1.700, hai visto, sono già 1.400. Sì. Ok, buono. Ci siamo? No. Non è ancora liberato il percorso. Ricarichiamo sempre. Ok. Ripulito. Quindi possiamo andare avanti. Signor Medical, venga. Forse da sta parte qua, che ci sarà poi un livello stra difficile in cui bisogna correre come dei pazzi maniaci proprio. Sì, abbiamo bisogno di lui. Signor medico, mediciccio. Ah, eccolo. Salve, prego. Prego, prego. Le faccio strada, le faccio luce. Guardi, ecco. Sembra un po' una donnina da quel cammino, guarda. E qua avremo da sfasciare qualche faccia. Authorized. Ecco qua. Quelli sono cattivi. Quelli con gli occhi blu sono cattivi, cattivi proprio. Ah no, è ancora vivo. Muori. Muorici anche tu. T'ho detto di andartene, ma porca d'una miseria. Non mi piacciono gli imbucati, eh. Ok, ripulito. Però prendiamo questi soldini qua che potrebbero essere sempre utili. Visto che avremo da prendere qualche cosina all'autogrill, ecco. Prendiamo anche qua. Anche qua. Là è bloccato. Ah. Ma lui non doveva andare ad aprire di là. O forse mi apre tutte e due. Registrazione. Ah, quindi devo andare di qua? Però tanto adesso mi blocca dentro. Eccola. Vai. Più facile da difendere così, effettivamente. Vieni qua, bel bimbo. Sono qua, vieni. Ok, perfetto. Signor medico, di là, va di là. Allora io vado di qua. Ci sarà qualcosa di interessante di qua, se lui non se ne va di qua. Ah, tipo una granata stordente. Una granata frammentazione bloccata. Vabbè, almeno quella l'abbiamo presa. Una miseria, che cos'è tutto sto casino? Porca pupazza. Dov'è che è andato lui? Qua dentro? Ma poi dove è andato? Ah, c'è un terminale Intex buono. Con dei soldi. Io non so perché la gente lascia dei soldi così al terminale Intex. E poi non capisco perché noi dobbiamo comprare la roba quando siamo soli noi sulla nave. Vabbè, ma è un gioco. Armi. Delle munizioni, sì. Io su queste investirei di sicuro. A meno che... No, vi volevo il potenziamento da 6.000, ma non posso. Quindi facciamo che prendere questi e vedere se ci sono dei mini kit più che altro. Perché di potenziamenti è un po' un casino, nel senso che per potenziarlo con danni avrei bisogno di 6.000. Impiega meno tempo per ricaricarsi, ma quello non è un problema, perché tanto lo ricarico quando ci sono i momenti vuoti. Sparo rapido e neanche mi piace, perché io non so giocare bene a questi giochi qua. Di conseguenza è meglio... Ma ci sono i potenziamenti anche per gli oggetti? Forse un potenziamento del medikit potrebbe essere utile. È 6.500. E mai non uso mai l'attacco in mischia. Pappapero, quindi no, aspetta, dobbiamo andare qua su oggetti, vedere se ci sono dei medikit. Sì, sì. Sì, sì. Allora, noi vendiamo le granate stordenti, tanto non le uso mai. La torretta di guardia però potrebbe essere utile, la tengo.
Prendiamo dei medikit piccoli e dei medikit grandi. Quanti ce ne stanno? 2000, 4000. Possiamo prendere tutto e restare senza un soldo. Va bene. Male che vada, se abbiamo bisogno di altri soldi, poi... Ah no, salva progressi, però. Porca miseria. Ah, vai qua. GG. E allora, noi eravamo su... Questo forse era l'ultimo. Quindi questo qua. È una miseria, è praticamente un mese. È passato praticamente un mese. Qua. Sì, sovrascriviamo. Non importa, noi ne siamo consapevoli. Siamo coscienti di tutto ciò che... non mi piace tutto sto casino che c'è qua in giro. Qua c'è... Ah. Armadietti. Quelle torrette vuol dire che ci sarà qualcheduno che... 1000 crediti, buono. Almeno non siamo più senza soldi. Facciamoci un bel giro perché qua ogni cosa è indispensabile. No, forse noi dobbiamo passare di là, quindi non andiamoci. O dobbiamo andare di qua? Non lo so. O dobbiamo andare di là? Dove è andato il medico? Porca miseria. Beh, noi quello che c'è qua lo prendiamo. Mannaggia, ci sono un sacco di torrette qua. Proviamo ad andare di su. Qua c'è un sacco di roba, quindi magari di su ci sarà poca roba. Aspetta, guardiamo la mappa. Qua ci facciamo vedere la mappa. Ah, ok, noi dobbiamo andare là, quindi non andiamoci. Andiamo dall'altra parte. Qua c'è un terminale Intex e sopra che cosa c'è? Presa per l'alimentazione. Qua ma è tutto bloccato. Ci dovremmo passare dopo di sicuro. E qua c'è niente. Boh. Scendiamo giù un attimo. No, di qua è il terminale Intex. Allora andiamo a vedere di qua che cosa c'è. Ok, niente, c'è una registrazione. Ma che poi tra l'altro le registrazioni cosa sono? Vediamo un attimo. No, annotazioni. Mia Conrad scudosso urlatore. Ah, però distanziatore cos'è? Artigli e denti. C'è anche un guaritore. Ah sì, me lo ricordo. Ma questi li ho scoperti dall'altra. Dall'altra partita che avevo fatto, perché non credo di aver incontrato anche già i guaritori questo giro. C'è qualcosa qua? No, forse no. Però è sempre meglio fare un giro in più. Eccola, vedi armadietto. Mille crediti. Andavamo a buttare 1000 crediti in giro così proprio. Però qua niente, non c'è più nulla. Di là non si può accedere, vero? È chiuso. No, non c'è neanche una porta di qua. Si arriva da un'altra parte, quindi. Forse di sotto? Mi pare che ci fosse ancora una porta più in basso. Andiamo a vedere rapidamente. Molto rapidamente. Sì, ecco. Un kit medico. Sì. Worth it. Totally worth. Sì, vabbè, insomma, non sono bravissimo con l'inglese. Qua è chiuso, quindi perfetto. Abbiamo controllato tutto. Possiamo andare qua. Che è dove eravamo supposti di andare. Speriamo non per una supposto. Cos'è successo a questo tipo? Cosa è successo? Mi spiace. Mi spiace, ma non ho potuto fare niente. Era troppo tardi per poterlo salvare. Granata stordente. Quindi altri big money. E qua c'è il signor Tizio. Ah no, aspetta che ci sono degli spore crediti qua. Degli spore crediti. Cosa mi dice il medico? Gli devo parlare? Ciao medico. Dobbiamo trovare Marlow e Frauslowen. Sì, Frauslowen. Attiva il sistema di comunicazione medica all'ufficio di comando. Ok. Quindi giriamo un attimo così che preferisco, visto che è tutta verticale. Ah, guarda, un'altra registrazione. Allora. Eccola. Ma sparano anche a me?
Possiamo andare? Quanti soldi abbiamo tra l'altro? Ce lo fa vedere qua. Inventario. 2780. Quindi. Non avessimo speso tutti i medikit avremmo potuto prendere magari anche il potenziamento. Ma no, dove devo andare? Più in giù devo andare. No, devo tornare indietro forse, da dove eravamo arrivati. Di qua. Una miseria. Ecco qua. Ok, perfetto, poteva andare molto peggio. Quindi suppongo che noi dobbiamo passare di qua, da questa parte qua. Nei spa dove prima non eravamo andati. Rivolse era bloccata prima, anzi. Ok, salve. No, no, di qua forse ci eravamo già passati, eh. Vabbè, io volevo fermarmi là, ma. Se mi vengono a trovare pure di qua, beh, meglio ancora. Non mi ricordo quello là che attacco ha. Spero di non sperimentarlo in realtà, ma. Non mi ricordo per niente. No, no, non eravamo passati di qua. Non me la ricordo sto giro strano qua. No, no. Eccala. No, c'è ancora un armadietto non aperto, quindi. Ah, quelli attaccano tipo a distanza. Vieni qua. Ok. Ah, ecco la console di comunicazione. Però andiamo di là, ho visto che c'è anche un Intex. Ok, con una granata stordente e una granata frammentazione che possiamo vendere. E magari riusciamo a fare l'upgrade vendendo sta roba qua. Tanto di munizioni dovremmo averne. Oggetti. Ti vendo due granate stordenti, una granata di frammentazione. No, non abbiamo per niente i soldi necessari. Però direi che altri. No, niente proiettili per ora. Salviamo però, magari. Salviamo tra un attimo. Meglio, così poi chiudiamo l'episodio qua e buonanotte a tutti. Allora, console di comunicazione. Operation unsuccessful. Systems malfunction. Ecco. Bisogna entrare là perché ci sono i sistemi non funzionanti. Ah, perché c'è il refrigerante che si è impallato. Vabbè. A questo punto noi salviamo e continueremo nel prossimo episodio, insomma. Salva progressi, andiamo su questo. Ok. Detto questo, io vi saluto. Spero che vi sia piaciuto questo episodio. Vi invito quindi a lasciare un mi piace. A iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto per restare sempre aggiornati su tutto. Noi ci vediamo prossimamente. Buona giornata a tutti. Ciao!